Questa è una delle famose foto di, che vi dicevo prima, di Afkumalo, ed è una delle figure storiche più importanti della lotta contro l'apartheid, che è Steve Biko, che ovviamente è stato conosciuto soprattutto dai più giovani per il film Biko e la famosa canzone di Peter Gabriel. C'è addirittura questa manifestazione con Pertini contro l'apartheid, il Presidente della Repubblica Italiana ovviamente. Ci sono documenti di varie organizzazioni internazionali, che ne so, anche questo che un sindaco, il sindaco di Roma in questo allora, nel 1985, che si riferisce al fatto che il comune ha patrocinato molte delle lotte contro l'apartheid e poi ha culminata questo suo appoggio alla lotta contro l'apartheid con addirittura la cittadinanza onoraria Nelson Mandela, che poi è stata data, proprio consegnata fisicamente a Nelson Mandela in persona quando è venuto in Italia alla prima visita subito dopo la sua liberazione, che è rappresentata anche in questa mostra, perché ci sono delle fotografie che rappresentano Mandela a Piazza Farnese nel comizio che si fece con un concerto proprio per rappresentare questo grandissimo fatto. Almeno per me nella mia vita è stata l'unica utopia che si è avverata, perché raccogliere le firme per la liberazione di Mandela, vedere Mandela non solo libero ma addirittura eletto Presidente della Repubblica, insomma, è una delle cose che si sono realmente avverate, per cui in questo festival, in questo momento, diciamo così, di festa, no, dei mondiali antirazzisti, mi sembra pertinente anche questa mostra, perché dà il senso della possibilità di sconfiggere l'apartheid, se ci sono tante persone, tanti soggetti, tante organizzazioni, enti locali che si muovono e fanno qualcosa contro. Qui ci sono invece delle testate di tanti giornali, si può vedere, che ne so, l'inserto del Venerdì di Repubblica, riviste invece un po' più specializzate, tipo Confronti, Rassegna Sindacale, I diritti dei popoli, che era una famosa rivista del mondo, diciamo, solidale italiano. Il Conto alla rovescia invece era proprio il nostro bollettino del coordinamento italiano contro l'apartheid. Come vedete, l'apartheid no, c'è l'appello del vescovo Desmond Tutu, ci sono, parte una campagna, una lotta contro l'apartheid, per, ovviamente l'apartheid in Sudafrica, ci sono tanti comuni, Reggio Emilia, le Nazioni Unite che mandano i telegrammi per esprimere il sostegno alla lotta contro l'apartheid. Perché mi fa male? Perché mi fa male sapere che oggi in Italia è stato approvato in Parlamento una legge che criminalizza l'immigrazione clandestina e che porta con sé tutti i respingimenti di cui sappiamo e di fatto pratica una nuova forma inedita di apartheid che mai avrei pensato di dover combattere nel mio paese. Questa è una cosa che, insomma, anche per questo penso che sia utile vedere queste cose, per vedere quanto ha fatto l'Italia ma quanto anche sta facendo ora l'Italia, quindi bisogna interrogarsi sul perché. Evidentemente non basta averlo fatto una volta, bisogna nella storia ripetere tante volte le ragioni per combattere l'apartheid, a partire proprio dalla vita concreta di tutti i giorni. Ecco, questo è l'ultimo, è il pannello che ti dicevo prima, quello che rappresenta anche Mandela in visita a Roma, vedi? E allora già lui diceva: non ho allentato la pressione contro il razzismo, perché questa è proprio Piazza Farnese quando mi stava parlando, perché in realtà lui era stato liberato ma ancora non era caduto il regime dell'apartheid, quindi ancora si doveva aprire una fase molto importante, che fu una fase di transizione che si chiamava CODESA, cioè la conferenza di democratizzazione del Sudafrica, e che doveva portare poi alle prime elezioni libere in Sudafrica nel 94, nell'aprile del 94, quando è stato appunto eletto Nelson Mandela e l'African National Congress ha vinto le elezioni e ha aperto una nuova stagione per il paese, insomma, anche per il continente, ma anche per tutto il mondo. E poi via dicendo, ci sono altri pannelli che mostrano appunto le varie forme di lotta contro il razzismo. C'è
ci sono volantini, ad esempio questo è Jerry e mio fratello, e Jerry è riferito a Jerry Maslow, che fu uno dei primi migranti in Italia a essere ucciso, ed era un migrante sudafricano, fu ucciso, pensa, questa è una cosa che va messa in evidenza, fu ucciso a Castel Volturno, e a Castel Volturno incredibilmente dopo tanti anni è successo che sono state uccise 6 persone, come forse ricorderai, l'anno scorso, durante un attacco di cittadini legati alla camorra, che hanno ucciso questi 6 migranti. Dopo quell'evento lo scrittore Roberto Saviano ha partecipato insieme a un gruppo di esponenti della società civile italiana all'organizzazione di un concerto contro la camorra e contro il razzismo, e quindi contro le due cose congiunte. In quel concerto è venuta una sudafricana, una grandissima sudafricana famosa in tutto il mondo, la cantante Miriam Makeba, che ha voluto proprio testimoniare la sua solidarietà non solo ai 6 africani uccisi, ma anche alla lotta contro la camorra che Roberto Saviano rappresenta, insomma, e sta portando avanti, quindi una solidarietà anche a lui. E lei purtroppo alla fine di questo concerto, non so, dico purtroppo, ma in realtà forse rispettava un po' quello che Miriam Makeba aveva detto per tante volte in tante interviste, che lei avrebbe voluto morire cantando, e lei è letteralmente morta alla fine della sua canzone, quindi è stata una morte veramente incredibile, anche la forma, però ha voluto testimoniare fino all'ultimo che appunto la lotta contro l'apartheid non è finita nel mondo, va continuata e va sostenuta ed è legata purtroppo anche in Italia a tante altre forme di discriminazione e di criminalità come la mafia e la camorra. Vari manifesti che rappresentano momenti musicali, concerti, infatti in tanti posti diversi, in Firenze, Bologna, Milano, il circo culturale di Montesacro appunto a Roma, che era un riferimento importante per la lotta contro l'apartheid a Roma. E poi c'è, che ne so, una cosa buffa giusto per sottolinearla, una tipica lettera dall'ambasciata del Sudafrica ai tempi dell'apartheid, che nell'87 risponde alla richiesta di visto della CGL, quindi del segretario della CGL, che chiedeva il visto per i suoi rappresentanti da mandare in Sudafrica in visita, e la canonica forma di risposta per negare il visto è quella che si vede in questa lettera, e cioè: con riferimento a precedente corrispondenza sono spiacente di informarvi che le competenti autorità del Sudafrica non hanno autorizzato il rilascio di visti alla vostra delegazione composta dai signori Gilmore, Gianco e Tortura. Nessun motivo è stato fornito. Questo è un classico, e come giustamente notavi tu prima, è la stessa formula che viene utilizzata per negare il visto a tanti africani in Italia quando chiedono di poter venire in visita, compreso a questi mondiali antirazzisti, come è successo con i congolesi, giusto?